32 nuovi casi registrati oggi in Calabria, ad Amantea 25 positivi in una casa di accoglienza. Il tavolo tecnico riunito per decidere le misure da attuare per frenare la diffusione del contagio sul territorio cosentino e gestire la situazione legata ai CAS, asintomatici e ai contatti stretti negli alberghi. Un operaio di 45 anni è morto mentre lavorava in un'abitazione a Rende, colpito alla testa da un montacarichi. Beni per un valore di 9 milioni di euro sono stati sequestrati agli eredi del business di Gioacchino Campo, il re dei videogiochi. I corsi di recupero, banco di prova per l'inizio dell'anno scolastico. Oggi vi raccontiamo come si è attrezzato il Fermi di Catanzaro. È partito dalla Calabria il camper di Vincenzo Felicetti, che attraverserà l'Italia per portare un messaggio finalizzato a favorire la pratica dello sport. Buonasera dalla redazione TGTEN. Dunque 32 casi positivi inseriti nel bollettino regionale di oggi per quanto riguarda il coronavirus in Calabria, sono ben 29 sul territorio provinciale di Cosenza, di cui 23 riconducibili al centro di accoglienza per migranti di Amantea e 4 invece provenienti dal centro di accoglienza di Rende. Ma vediamo il quadro completo nel bollettino regionale. In Calabria, ad oggi, sono stati effettuati 157.068 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.545, più 32 rispetto a ieri. Quelle negative sono 155.523. Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti. A Catanzaro, 8 in reparto, 8 in isolamento domiciliare, 186 guariti, 33 deceduti. A Cosenza, 9 in reparto, 42 in isolamento domiciliare, 447 guariti, 34 deceduti. A Reggio Calabria, 3 in reparto, 82 in isolamento domiciliare, 287 guariti, 19 deceduti. A Crotone, 1 in reparto, 10 in isolamento domiciliare, 116 guariti, 6 deceduti. A Vibo Valentia, 8 in isolamento domiciliare, 82 guariti e 5 deceduti. Da altra regione o stato estero, 159. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture che nel tempo sono stati dimessi. I ricoverati del 7 in fuori regione, 8 e dei migranti 1, sono distribuiti nei reparti di degenza. Complessivamente i ricoveri presso l'ospedale di Catanzaro sono 8, di cui 5 non sono residenti. I ricoverati presso l'ospedale di Cosenza sono 9, 4 non residenti. I casi intercettati a Cosenza sono in totale 29, 23 sono riconducibili al centro di accoglienza per migranti di Amantea, 4 sono provenienti dal centro di accoglienza di Rende e 1 è un contact tracing di un soggetto residente fuori regione. Il restante caso è un soggetto autoctono. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 2.938. Nel conteggio sono compresi anche due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale. È superato il centinaio il numero dei positivi in provincia di Cosenza, c'è anche una persona in terapia intensiva e il focolaio da monitorare con maggiore attenzione è sicuramente quello del CAS di Amantea. Dalla scoperta di 3 positività poi si sono effettuati 97 tamponi, oggi i primi risultati con queste decine di contagiati. Oltre 100 positivi in tutta la provincia di Cosenza, 9 ricoverati nel reparto di malattie infettive dell'Annunziata. Questa è la situazione dei contagi da Covid-19 nel territorio abruzio. A preoccupare i sanitari sono soprattutto i focolai del CAS di Rende, dove i positivi sono 16, 15 migranti e un operatore e una struttura d'accoglienza ad Amantea con 25 contagiati. Noi abbiamo già dato le indicazioni ai gestori, abbiamo chiaramente stabilito la quarantena. Abbiamo detto che devono fare il più possibile isolamento individuale, che se è in qualche modo complicato, noi siamo già in contatto, in sinergia istituzionale con la prefettura, i sindaci interessati e la regione per cercare di individuare delle soluzioni alternative in grado di permettere questo isolamento. Altre situazioni da tenere sotto controllo riguardano i rientri. Il rientro da zone come la Sardegna e dai paesi tipo Malta, Croazia, Grecia e Spagna.
Attenzione massima per l'apertura delle scuole con un vero e proprio piano di prevenzione. Dobbiamo attenzionare questa nuova attività che sarà svolta in Calabria dal 24 settembre. Abbiamo già predisposto una serie di procedure che il 4 andremo a dimostrarle al responsabile scolastico provinciale. Insieme alla direzione generale dottoressa Bettelini, che costantemente è informata su quanto sta accadendo. E oggi si è svolta una riunione in prefettura a Cosenza del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, estesa anche con la partecipazione del Sindaco di Rende, della Commissione Straordinaria che regge il Comune di Amantea, dell'ASP, Dipartimento naturalmente Salute e Prevenzione di Cosenza, e del rappresentante della cooperativa che gestisce anche il CAS di Amantea, e in videoconferenza quello del CAS di Rende. Naturalmente all'ordine del giorno la situazione delicata che riguarda i CAS, in particolare anche dopo il pericolo di fuga che si è concretizzato ieri per qualche ora con il tentativo di un nigeriano di abbandonare il CAS e poi è stato ritrovato dopo qualche ora alla stazione di Paola. Insomma, ci sono delle soluzioni da prendere, se ne è parlato durante la riunione. Sentiamo. La situazione dei contagi nel CAS di Rende preoccupa e non poco la comunità in allarme, ma il primo cittadino rendese rassicura. Siamo, devo dire, intervenuti subito, siamo in rapporto con l'ASP per i controlli, per monitorare tutto quanto. Ieri abbiamo anche tenuto una riunione con il comando dei carabinieri di Rende insieme con il comando dei vigili urbani per verificare anche le questioni di sicurezza. Speriamo di circoscrivere questa situazione così com'è e quindi anche affrontarla ancora una volta per come sono state affrontate tutte le altre questioni che ci sono state. Timore è che, come successo da altre parti, gli ospiti possano allontanarsi indisturbati e far aumentare vorticosamente i contagi. E anche con l'ausilio dell'esercito, quindi con qualche magari pattuglia che sarà lì e che vigilerà, questo pericolo potrà essere eliminato. Insomma, penso che ci sono tutte le condizioni per risolvere. Ma non è il solo cluster che preoccupa la comunità del Campagnano, ci sono i rientri dalle vacanze e da zone considerate a rischio. Per fortuna non abbiamo avuto grandissime manifestazioni di contagi in questa zona, per fortuna, nonostante anche il problema universitario, universitari stranieri e quant'altro. Credo che un po' quello che è stato predisposto, grazie anche all'aiuto degli uffici sanitari che ci sono anche sul nostro territorio, che stanno, devo dire, portando grande collaborazione anche con l'amministrazione. C'è una sinergia, devo dire, che consente non solo il controllo ma anche, devo dire, il monitoraggio di questa situazione. E adesso vediamo cosa è emerso in prefettura dalla riunione del Comitato d'Ordine e Sicurezza. L'impennata di contagi in provincia di Cosenza, i focolai scoppiati nei CAS e le difficoltà di gestione dei casi positivi, le misure da attuare per evitare che la situazione sul territorio possa complicarsi ulteriormente. Il tavolo tecnico permanente istituito in prefettura a Cosenza analizza quotidianamente la situazione. La crescita esponenziale dei contagi tra i migranti dei centri di accoglienza e il pericolo di fuga che si è concretizzato ieri con l'allontanamento di un soggetto individuato e fermato dopo qualche ora alla stazione di Paola hanno imposto una riflessione sulle contromisure da adottare in questa fase delicata della gestione del Covid-19. In sede di comitato si è preso atto del ricorso da parte dei centri a personale degli istituti di vigilanza privata, nonché dell'implementazione delle misure e dei presidi di contenimento della diffusione del virus Covid-19 nei confronti di tutti gli ospiti. In un'ottica di rafforzamento della vigilanza ai CAS, il Comitato ha deciso l'impiego di unità delle forze dell'ordine e delle forze armate. Quest'ultime, utilizzate in servizi antimovida a Diamante, convergeranno in particolare su Amantea nelle prossime 48 ore. Nelle scorse settimane si era parlato della possibilità di requisire strutture alberghiere dove ospitare i soggetti positivi asintomatici e isolare in quarantena i contratti stretti per evitare l'estensione del contagio.
potrebbe essere questa una delle misure da mettere in atto per tenere sotto controllo i focolai e scongiurare il rischio di nuovi contagi. Sembra sotto controllo invece il focolaio di Oppio Mamertina, su 200 tamponi esaminati, soltanto un caso di coronavirus. Si comincia a tirare un sospiro di sollievo ad Oppido Mamertina, centro della piana di Gioia Tauro, dopo la scoperta di un focolaio, 13 casi di Covid-19. Le ultime indicazioni su 200 tamponi sono rassicuranti, un solo caso positivo al test. Quindi significa che la macchina organizzativa che ha cercato di contenere gli effetti di questo focolaio sta funzionando e ha funzionato sin dall'inizio. Certamente il sindaco di Oppido, Bruno Barillaro, continua a lavorare con i suoi collaboratori affinché non ci siano ulteriori problemi. Si resta in attesa dei prossimi test e ovviamente degli esiti dei tamponi effettuati nella giornata di ieri, ma le ultime 24 ore fanno ben sperare per un adeguato contenimento del virus. Intanto sono scesi in strada cittadini di Amantea per protestare per la situazione che si è creata nel CAS con la scoperta delle decine di positività e ci sono stati appunto una serie di tamponi. Non c'è stato un blocco stradale come era avvenuto a luglio, quando sono stati trasferiti in un'altra struttura, sempre di Amantea, i migranti sbarcati a Roccella. Erano stati anche in quel caso i cittadini non scesi in strada, però effettuando anche un blocco della circolazione. Cambiamo argomento: incidente sul lavoro questa mattina a Rende, un 45enne stava installando un climatizzatore quando si è staccato un montacariche che gli è caduto addosso e l'uomo purtroppo è morto sul colpo. Aveva 45 anni Vittorio Spadafore ed era di Cosenza. Questa mattina era andato a Rende per installare un climatizzatore in questa villetta a due piani di Viale Marconi. Si trovava in giardino quando improvvisamente dal balcone si è staccato un montacarichi che lo ha colpito in testa. Un tragico incidente sul lavoro ha costato la vita al 45enne. Per l'uomo infatti non c'è stato nulla da fare. Quando sono arrivati i sanitari del 118, il 45enne era già morto. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Una morte assurda che ha suscitato dolore e sgomento. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Rende che insieme agli uomini del nucleo tutela del lavoro e al magistrato di turno hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. E anche un tragico incidente a decollatura ha determinato la morte di un operaio di 54 anni di Serra Stretta che è morto mentre stava tagliando dei rami da un albero, è caduto dalla scala sulla quale si trovava, è stato travolto da un ramo. Sul posto sono intervenuti il 118, ma ogni soccorso è stato vano. Rilievi incidente in questo caso da parte della compagnia di Soveria Mannelli, dall'Ospisal di Lamezia Terme e dei carabinieri forestali. Del fatto è stata informata la procura di Lamezia Terme che ha disposto l'autopsia sul cadavere. Operazione Las Vegas a Reggio Calabria, sequestrati i beni per 9 milioni di euro, il patrimonio riconducibile agli eredi del business di Gioacchino Campolo, il re dei videopoker. Ammonta a 9 milioni di euro il valore dei beni sequestrati alla Guardia di Finanza di Reggio Calabria nel corso dell'operazione denominata Las Vegas. I sigilli sono stati apposti al patrimonio del gruppo Sapone, che è considerato l'erede del business criminale del re dei videogiochi. Secondo gli inquirenti, infatti, quando per Gioacchino Campolo iniziarono i guai giudiziari, i Sapone sarebbero subentrati nel business delle slot. Il provvedimento di sequestro è stato emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria su richiesta della Procura. I finanzieri hanno apposto i sigilli a terreni, fabbricati e società riconducibili ai coniugi Antonio Sapone di 52 anni e Maria Di Pepi di 51, ai quali assieme al figlio Vincenzo Sapone di 28 anni sono stati sequestrati anche i rapporti finanziari a causa di una sproporzione valutata in 8,8 milioni di euro. Secondo la Procura tutti e tre sono imprenditori attivi nel settore del noleggio di apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro nelle zone del Gebbione e di Sbarre, ma sarebbero anche contigui al gruppo mafioso L'Abate. La loro vicinanza ad ambienti criminali è stata confermata dalle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia. Per i tre l'accusa è di concorso esterno in associazione mafiosa. Nel corso delle indagini è stata riscontrata la sproporzione tra il reddito dichiarato e il patrimonio posseduto. Il sequestro ha riguardato 6 fabbricati, 2 terreni e 2 società, alcune delle quali sono state sequestrate a Milano. Adesso la politica con le elezioni a Crotone e andiamo ad ascoltare il candidato per il centro-sinistra Danilo Arcuri.
Crotone città di tutti, guai a chi lo chiama slogan, è un programma scelto dal candidato a sindaco per il centro-sinistra Danilo Arcuri, che porta la sua esperienza per risollevare le sorti di una città per troppo tempo bistrattata. In questo momento c'è bisogno di qualcuno che possa rimboccarsi le maniche e che possa dare concretezza e competenza per dare un'idea di sviluppo, per dare fiducia ai crotonesi. Progetti avviati come quello dell'antica Croton che rischiano di rimanere cattedrali nel deserto. Io citerei uno fra tutti che è l'antica Croton. Antica Croton ha necessità di essere rigenerata da questo punto di vista, perché come ho appena detto è il primo esempio di rigenerazione urbana che parte dal valore identitario. E quindi Antica Croton va ovviamente difesa innanzitutto, perché in questo momento c'è la minaccia concreta che Crotone possa perdere i fondi che gli sono dovuti. La scuola prova a ripartire, i corsi di recupero sono il banco di prova per l'inizio dell'anno scolastico. Oggi siamo stati a Catanzaro per vedere qual è la situazione. La striscia gialla e nera a separare entrata e uscita ai banchi singoli per mantenere la distanza di un metro all'istituto Fermi di Catanzaro si è deciso 1,30 m. Sarà il primo anno scolastico senza compagno di banco, in classe igienizzanti e supporti quali visiere e mascherine da adottare quando necessario per la scuola un'estate di lavoro al fine di adeguare i locali alle normative anti-Covid. I corsi di recupero al via ieri, un vero e proprio banco di prova. Ristabiliamo un rapporto con la nostra utenza, con gli alunni, che è stato drasticamente interrotto durante il periodo del lockdown. Certamente questo rapporto è continuato secondo una modalità diversa, che era quella della didattica a distanza. Didattica a distanza che ha avuto degli esiti anche che sono andati al di là delle aspettative, perché abbiamo potuto completare nella maggior parte dei casi i programmi e proporre delle attività che i ragazzi, grazie a delle piattaforme tipo Classroom, hanno seguito giornalmente, e quindi diciamo che questo è avvenuto anche grazie a un'implementazione di lavoro. Ma cosa ci si aspetta dai corsi di recupero? Come ogni anno si facevano, quest'anno non sono stati sospesi nel giudizio, sono stati comunque promossi i ragazzi come il decreto prevedeva, ma si prevede anche questa appendice di recupero, quindi di questo momento in cui con 7 ore adesso e poi altre ore durante il recupero in itinere del primo quadrimestre colmeremo le lacune che si sono evidentemente realizzate anche a causa dei problemi tecnologici, perché non tutte le famiglie avevano la possibilità di avere computer per tutti i propri figli, famiglie numerose, e quindi noi abbiamo fatto di tutto per fare questo. Un camper è partito oggi dalla Calabria, si tratta di un camper speciale, quello di Vincenzo Felicetti, pluricampione master di atletica, che ha deciso di partire dalla sua Calabria per girare l'Italia e portare un messaggio che favorisca la pratica dello sport. Vediamo. In camper in giro per lo stivale per promuovere lo sport come medicina è l'idea nata da un campione master di atletica, Vincenzo Felicetti, che porterà la sua esperienza e il suo sapere in tour nel nostro paese da sud a nord. Un'iniziativa fortemente voluta dal campione per sensibilizzare tutti alla cultura dello sport. Era un mio vecchio progetto fare un tour per l'Italia, per andare a riscoprire i posti che non avevo visto, perché io ho girato molto in Italia anche attraverso lo sport, per cui ho voluto abbinare diciamo questo fatto turistico con una promozione per lo sport. Perché questo? Perché io è tantissimi anni che faccio sport e naturalmente ho constatato come l'attività sportiva, io faccio agonismo, però l'attività fisica in sé produce enormi vantaggi al nostro vivere quotidiano, al nostro fisico. Per cui, prendendo spunto da un sito di una mia carissima amica di Cetraro, che ha coniato "abbi cura di te", io ho aggiunto "lo sport la tua medicina". Perché questo? Perché effettivamente tutti i medici stabiliscono come qualsiasi paziente debba fare attività fisica, perché previene una serie di malattie. Per cui io ho preso al balzo questa cosa, anche se la riconoscevo prima, per veicolare una promozione per lo sport che possa avvicinare il maggior numero di persone in Italia per fare sport.
Cosa succede? Noi dobbiamo sempre riferirci ai numeri. I numeri sono molto importanti. A volte ci si tiene conto, a volte no. Allora, in Italia abbiamo 62 milioni di persone. Siamo in 62 milioni. I numeri del CONI 2017, adesso no, non ci sono aggiornamenti per il momento, dicono come l'Italia ha una sedentarietà pari al 42%. I tesserati sono circa 4.000 e 2.000 si perdono per strada, i giovani dai 10 ai 24 anni, perché non hanno tempo libero, perché le abitudini sono cambiate, soprattutto poi nell'ultimo periodo, no? Con i social, con gli smartphone, con i PC, la sedentarietà è aumentata. Ci sono differenziazioni tra il nord, il centro e il sud. Io che vivo in Calabria vivo questa situazione, nel senso che pur adoperandomi per cercare attraverso la mia società sportiva, attraverso una serie di iniziative, ho visto come la cultura, un po' in generale in tutta Italia, ma la cultura soprattutto in Italia meridionale, non c'è. Cioè non c'è una vera vocazione allo sport e nessuno fa niente per cercare di migliorarla. Adesso la musica a San Nicola Arcella, le emozioni del sax di Davis, uno dei più grandi sassofonisti al mondo. Una serata ricca di emozioni a San Nicola Arcella, siamo nel Cosentino, nello scenario del belvedere della villa comunale, le note di un mostro sacro del jazz, Jesse Davis, alto sassofonista di New Orleans, premiato come migliore musicista jazz nel 1989 al Music Fest di Philadelphia. Davis, accompagnato da tre dei migliori musicisti della scena jazzistica italiana, il chitarrista Daniele Cordisco, dall'organista Antonio Caps e dal batterista Elio Coppola. In chiusura, un tuffo nel blues che ha entusiasmato il pubblico numeroso e rigorosamente distanziato. Adesso la nostra rubrica sulla borsa, vediamo subito. Le borse europee archiviano gli scambi in rialzo. I mercati continuano a beneficiare dei segnali incoraggianti sulla ripresa dell'economia e dell'atteggiamento accomodante delle banche centrali. I dati sull'occupazione nel settore privato americano hanno evidenziato un incremento di 428.000 unità ad agosto, seppur inferiore a 1.000.000 preventivato dagli analisti, in attesa del job report e in programma venerdì. Il FTSE MIB di Milano termina in progresso dell'1,3%, ben intonato come il DAX di Francoforte a più 2,1, il CAC 40 di Parigi a più 1,9, il FTSE 100 di Londra a più 1,3% e l'IBEX 35 di Madrid a più 0,3. Oltreoceano viaggia nel rialzo il Dow Jones a più 0,6 e l'S&P 500 a più 0,4, mentre frena il Nasdaq a meno 0,8%. Sul Forex l'euro-dollaro ritraccia 1,183, mentre il cambio tra biglietto verde e yen risale a 106,2. Tra le materie prime arretrano le quotazioni del greggio, con il Brent a meno 2,1% a $44,6 e il WTI a meno 2,4% a $41,7 al barile. Acquisti sull'obbligazionario, con lo spread BTP Bund in calo a 144 punti base e i rendimenti del decennale italiano a quota 0,97%. Tornando a Piazza Affari, brilla Atlantia a più 16,3%, in scia ai progressi nelle trattative con CDP per l'uscita da ASPI e in attesa del CDA straordinario di domani. Acquisti anche su Interpump a più 7,7% dopo i risultati del primo semestre, CNH a più 4,5% e Amplifon a più 4,3%. Grazie e buon proseguimento di serata! Vediamo adesso insieme il meteo per le prossime ore.
Ben ritrovati da Meteo in Calabria. È ancora viva sull'Europa centrale una vasta area depressionale che però interessa marginalmente la Calabria, dove quindi si verificheranno solo il passaggio di nubi che produrranno pochissime piogge in un contesto termico ancora gradevole. Passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani nuvolosità variabile che potrà provocare isolati rovesci su Aspromonte, Serre Vibonesi, Sila Greca e Sila Crotonese. Temperature in lieve aumento, pienamente nelle medie del periodo. Passiamo a mari e venti. Domani mari quasi calmi o poco mossi, sebbene nel pomeriggio si verificherà un lieve aumento del moto ondoso sul Tirreno e Basso Ionio, a causa di venti che, su questi mari, ruoteranno sempre nel pomeriggio, provenendo da nord, nord-ovest deboli, localmente moderati proprio su Basso Ionio. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni. Grazie per la vostra attenzione, arrivederci e ancora buona serata.